Ciao a tutti, io sono Erika, mi occupo di sport e anche di politiche giovanili per il comune di Rovigo e porto i saluti dell'amministrazione. Sono qui per salutarvi e ringraziarvi di essere presenti e ringraziare gli organizzatori che hanno potuto darci questa bellissima occasione, questa bellissima iniziativa, un'occasione per poter stare insieme qui al Parco Maddalena e farlo finalmente rinascere, diciamo che è quasi un'inaugurazione questa. E abbiamo favorito e sostenuto questa iniziativa che ci sembra molto importante perché nell'ambito di un tavolo per le politiche giovanili vogliamo cominciare ad offrire ai ragazzi insieme alle politiche sociali la possibilità di vivere gli spazi della città e di recuperarli, riprenderli e farli rinascere secondo le attività che a voi piace più fare, laboratori, sport, iniziative di vario tipo come quella di oggi che voi stessi avete organizzato. E come comune diciamo abbiamo finanziato questa giornata e ne finanzieremo altre. Ci sono altre associazioni che stanno proponendo dei momenti dedicati ai giovani. E ringrazio WISP per aver collaborato e la nascente associazione Skateboard Rovigo. Un saluto a tutti e ci tengo anche a far parlare non solo WISP, ma anche un rappresentante della questura che è qui solamente perché le stesse forze dell'ordine ci hanno chiesto di fare queste proposte ai giovani, perché ci sono stati alcuni episodi di vandalismo in centro città e quello che noi stiamo facendo non è repressione assolutamente, ma anzi proposta di attività costruttive e divertenti per voi. Quindi poi chiederei anche al rappresentante della questura di intervenire, grazie. Intanto vi passo Massimo Gasparetto, vicepresidente WISP. Io faccio prestissimo. WISP ringrazia voi per aver aderito a questa costruito questa giornata di oggi. Ringrazia il comune che è sensibile e attivo alle politiche giovanili e sta cercando di fare delle cose a Rovigo, perché a Rovigo ci siano delle cose. Noi, rispetto a questa idea di sport che voi praticate, siamo a disposizione per cercare di farlo crescere e per cercare di aiutarvi come siamo capaci. Pensiamo che questa sia una cosa buona e io con questo ho finito. Grazie a voi e grazie al Comune. Buonasera a tutti. Allora, condivido le parole dell'assessore e di tutta l'amministrazione comunale, perché queste iniziative sono importanti per sensibilizzare i giovani a socializzare e a divertirsi, allontanandosi insomma da quella sedentarietà. Vi auguro una buona giornata, divertitevi e in bocca al lupo. Grazie. Grazie a voi ragazzi. Liberiamo la pista.
Ok ragazzi, adesso siccome vedo che è stato un po' difficoltoso per molti di voi stare buoni, buoni, tranquilli a guardare gli altri, free skate per tutti. Allora, i finalisti, aspetta che mi sento un attimo. Allora, opla. Allora, un applauso. Allora, dicevo, tosto, Mario, quello di Ferrara, Brugnolo, Florin, poi aspetta, Fili, Formi, incredibilmente Formi, che tocca venirti a prendere in aereo, e Riccardo Galliera. Oh, un applauso. E ora dai, tre, due, uno, via. Ragazzi, allora adesso procediamo con la presentazione dei vincitori di questo contest. Vogliamo ricordare che i premi sono sponsorizzati, non riesco a leggere cosa c'è scritto, dagli Sette Strati Skate Shop. Un applauso per Sette Strati Skate Shop di Mestre, ragazzi. Troppe S contemporaneamente per un rovigotto. Le migliori grip e le migliori tavole, ragazzi. Ok, allora al terzo posto il premio consiste in 4 cuscinetti nuovi Independent, 8 in realtà, scusatemi ragazzi, e calzini 7 strati, ragazzi, sono coloratissimi. Voglio uno per il terzo classificato, ed è Philly, orgoglio rodigino. Bella vecchio, vuoi salutare la famiglia? Bella a tutti, bella a tutti gli skater, siete tutti fortissimi. Vogliamo più gente qua, sempre, che ci sta, bella a tutti.
esaustivo. Allora ragazzi, i calzini sono una costante, ma questi hanno delle patatine fritte sopra. E a chi? Regà, a tutti piacciono le patatine fritte. E poi un paio di... No, vabbè, se... e le ruote. E quattro ruote, a sto giro sono quattro e non otto. Nuove. Quindi un no per il secondo. È tosto, è Fede! Oh yeah, l'uomo con la capigliatura più viola che ci sia. Yagi? Yagi? Bella lì, eloquente, telegrafico. Un applauso. Ragazzi, primo posto. Io non so che cosa dire, ma è meravigliosa questa tavola, ragazzi. Anti-ir ovviamente 8,38, meravigliosa, con una grip trasparente sopra per preservare le immagini, ma soprattutto è quella sotto che ci piace. Quella sotto dà tanti suggerimenti su come passare il proprio tempo libero. E il vincitore del contest... Ah, è giusto, i calzini, ragazzi, immancabili calzini. Non belli come quelli di prima, questi hanno cioccolato sopra. Va bene, lo stesso. Qualcuno era partito con un oh, andate avanti, ragazzi, per favore. Oh! Federico Calliera! Dov'è? Perso. Tutto sto hype? Per cosa? Ah ok, se la stava rilassando. Bella, bella. Bella per te. Bella. Vuoi dire qualche cosa ai tuoi spasimanti, ai tuoi fan? Ciao a tutti, grazie mille. Grazie rega. Bella lì. Modesto. Bella per te vecchio. Bella per te. Regà, ma non è finita qua, voglio un altro, perché c'è ancora una persona che non abbiamo nominato ed è quello che abbiamo estratto per il best trick della giornata. Dov'è l'O? Che fine ha fatto? Felpa, sette strati, vai con l'O. E una pettorina catarifrangente di Gioca Gym, Mario Brugnolo. Bella, con gli occhiali più zarri che ci sia. Grazie rega. Bella, bella per te. Liberi tutti rega. Pista libera.